Aumento dei prezzi dei beni di prima necessità e aumento dell'energia elettrica. Siamo venuti qui al mercato di Catanzaro Lido a chiedere direttamente ai cittadini se hanno riscontrato questi aumenti. Purtroppo la loro risposta è stata chiara, gli aumenti ci sono, serve un intervento importante del governo. E il governo ancora non ha preso nessuna decisione, lei ha riscontrato degli aumenti sulla bolletta oppure sugli acquisti? Certo, sulle bollette soprattutto. Le è arrivata la bolletta, di quanto è aumentata? Allora, è un bel po', ho pagato, diciamo che io spendo sui 120 al mese, ogni due mesi, sarà un 30 euro in più avrò pagato. E sugli acquisti dei beni, diciamo, di prima necessità, quindi cibo, più che altro frutta, verdura, pane, ha riscontrato degli aumenti? Sulla pasta, sulla frutta, sì, ne ho riscontrati. Come farà? Risparmierà in che modo? Consumando meno? Cercherò di fare il possibile, di consumare meno. Certo che ci sono gli aumenti. Gli aumenti ha riscontrato? I beni primari, la pasta, il latte, tutto. La bolletta le è arrivata? Le bollette, sì, sì. Quanto sì. È aumentato? Allora, io se la vede mio marito, però ho detto che c'è un aumento enorme, non è possibile. Non si può andare avanti così. Il governo se non si muore di Covid, si muore di fame. Le avete riscontrate anche voi? Diciamo che alla prima bolletta che mi è arrivata, sì, già con guaglio, c'è l'aumento comunque, però ancora non è vistoso. Per quanto riguarda i beni primari, invece pane, pasta? Sono contenuti, diciamo, non è che c'è un grande aumento, diciamo, per adesso. Perché il pane è aumentato di circa 60 centesimi. Sì, però dobbiamo comprarlo, quindi è inutile, si deve mangiare. La bolletta le è arrivata, ha riscontrato degli aumenti? Guardi, ancora la bolletta deve arrivare. Però ho notato che su YouTube c'è stato un articolo di un certo ingegnere di un'industria, eccetera, che faceva parte di questa dell'industria dell'energia. Diceva che il 40% che c'è d'aumento, che c'è stato d'aumento, è sulla materia prima. Allora, la materia prima che noi paghiamo a 0,10, 0,20, il 4% è una sciocchezza. Perché poi le altre voci rimangono lo stesso. Perché le persone hanno riscontrato l'aumento anche 50-100%. Ma lo sapete perché? Perché la televisione, i giornali, già parlano che quando si tratta di un aumento, in generale tutti sparano e ancora la bolletta non è che è arrivata a tutti. Sì, non lo so perché ancora la bolletta non è mai arrivata. Invece i beni primari sono aumentati, pane, pasta, frutta? Sì, purtroppo sì. Di quanto è aumentata la spesa per avere il paniere necessario per vivere? Sai, non lo so, non è che io proprio vado in fondo. Ma gli aumenti? Comunque sì. Come farà per risparmiare qualcosa? Non lo so. Sulle aumenti che ci sono stati sull'energia elettrica, i beni primari, pane, pasta, ne riscontrati aumenti? Veramente al supermercato sì, ancora con la voce non lo so. E invece per quanto riguarda i supermercati, quindi pasta, pane, che aumento c'è stato più o meno? Tanto alto. Per fare la spesa base lei quanto spende di più? Di solito siamo due persone, sui 100 euro. È aumentata? Sì, è aumentata sì. Come farà adesso? Non lo so. Cosa è aumentato di più? La pasta, i cereali, tutto, la frutta. Più o meno di quanto? Ma di molto. Pensa che un mezzo chilo qua di pasta una volta costava 34 centesimi, ma 64 centesimi. E la bolletta le è arrivata invece? No, la bolletta non ne parliamo, luce, acqua, gas, molto poco non possiamo più neanche qua bere, torniamo dai tempi antichi. Come farà, visto che sono previsti ulteriori rincari? Ma non lo so, com'è che faranno tutti, non lo so. Poco niente in questo momento, perché ho comprato poco.